Oggi CGIL e CISL UIL presentano uno strumento di fondamentale importanza, un nuovo sistema contrattuale, un nuovo sistema di relazioni industriali. Noi riteniamo un nuovo sistema di relazioni industriali un elemento decisivo per la crescita, per lo sviluppo e per la qualità dello sviluppo. È uno strumento fondamentale innanzitutto perché individua tre grandi temi: la centralità della contrattazione, il ruolo del contratto nazionale, il ruolo della contrattazione aziendale di secondo livello, la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alle scelte e agli indirizzi delle imprese, il grande tema della democrazia economica. E il terzo grande tema è il tema della certificazione della rappresentanza e della democrazia, i lavoratori che prendono la parola sulle intese che vengono raggiunte dalle loro rappresentanze. Riteniamo questa una grande possibilità, una grande occasione per i lavoratori, per le organizzazioni sindacali, per il mondo politico e il mondo economico. È una sfida che lanciamo alla politica, che lanciamo alle imprese ed è un grande impegno per le organizzazioni sindacali. Praticamente l'obiettivo è reale? Di dare un contratto di lavoro a tutti i lavoratori e di dare un maggior protagonismo ai lavoratori nei processi produttivi. C'è la contrattazione, il rilancio delle relazioni industriali per avere imprese e servizi più di qualità attraverso anche questo ruolo dei lavoratori, per cui a tutti i lavoratori un contratto, i lavoratori in campo per rendere le nostre imprese più competitive, più attrattive. È vero che finora ci sono state solo parole, cosa potrebbe cambiare adesso? Ma innanzitutto c'è un documento, una proposta strutturata e CGIL e CISL UIL sono molte unite per lanciare questo confronto con le controparti. Ci auguriamo che altrettanto avvenga nel mondo delle imprese. Noi siamo pronti.